Buongiorno, comincio per presentarmi. Io nasco come, cioè qualche mese come si vede, nasco come una laurea scientifica, sono laureato in fisica, ho lavorato per quasi 30 anni per una multinazionale, per cui mi sono occupato di tecnologia, mi sono occupato di CAD, mi sono occupato di software, poi a un certo punto la multinazionale è chiuso e quindi mi sono riciclato a fare il fotografo, non tanto riciclato, ma ho cominciato a fotografare a 18 anni. Quindi ho semplicemente fatto diventare una professione quella che era una passione. Posso anche dire che anche la data in cui mi sono tuffato in questa cosa dell'intelligenza artificiale era il 20 luglio del 2022, il giorno dell'annuncio di OpenAI dell'apertura della waiting list per 1 milione di persone per provare da lì la prima intelligenza artificiale generativa di immagini messa a disposizione del grande pubblico. Io mi sono iscritto a 00:20, una cosa di questo tipo, ho ancora la mail, sono riguardata. Quindi io da quel giorno, 20 luglio 2022, mi sono buttato a capofitto in questa cosa. Ci sono entrato inizialmente da fotografo perché la mia idea era questa roba qui impatterà sulla mia attività, voglio capirla. Ci sono entrato da curioso, ci sono entrato da tecnologo, appassionato di tecnologia, di cose tecnologiche. Poi dopo ho deciso di cominciare a fare divulgazione. Perché? Perché mi stavo accorgendo che da subito cominciavano a circolare tante voci, se ne parlato subito tantissimo, spesso male, spesso anche con cose non esattamente corrette. Per esempio, una delle cose che ha subito cominciato a circolare è, ma parliamo di quelle delle immagini, ma quelli che generano le immagini sono stati addestrati rubando le immagini alla stramanca. Ecco, non è vero. Terra non è vero. Se andate a guardare, e io l'ho fatto, se andate a guardare i dataset sono quei grandissimi bidoni in cui si raccolgono gli elementi che poi vengono utilizzati per addestrare le intelligenze artificiali. Se andate a guardare i dataset, quelli più grossi, in realtà vi accorgete che la maggior parte dei dataset è stata costruita utilizzando licenze, per esempio licenze per Creative Commons, utilizzando accordi con i gestori di siti, dove si raccolgono immagini, tipo Getimage, tipo Shutterstock. E tra l'altro la cosa interessante è che questi accordi, io ho citato due, Getimage e Shutterstock, ma valgono per... questi qui possono vendere l'uso delle immagini per addestrare intelligenze artificiali, perché poi noi fotografi, noi illustratori, carichiamo un'immagine in questi siti sperando che poi vengano venduti, ma passiamo dall'accettazione dei TOS, i termini di servizio, che dicono che loro possono farci quello che vogliono con le nostre cose, e lo fanno. Quindi la maggior parte dei dataset sono stati costruiti in modo assolutamente legale. Dopodiché ho cominciato anche a ragionare sul fatto di fare formazione, che è un passaggio successivo, perché credo che ci sia moltissimo bisogno di fare formazione aziendale su questi strumenti, perché sono non il futuro, sono la realtà attuale, diciamo anche sono la realtà attuale già cominciata ieri sera, questa cosa c'è già, e quindi occorre che il mondo del lavoro, dell'industria, cominci a utilizzare questi strumenti. Perché ho scritto questo libro? Perché credo che ci sia un po' di bisogno di capire, di ragionare su che cosa voglio dire lavorare con l'intelligenza artificiale. Come simulare giustamente bisogna fare attenzione da opere generate da o opere generate con. Ecco, noi in realtà lavoriamo quasi sempre, un creativo usa sempre il con, perché il lavoro del creativo, che è diverso da quello del mi siedo davanti alla scrivania, digito il prompt, faccio la mia richiesta, la prima immagine che prendo mi va bene e ciao. Ecco, il creativo in realtà lavora con l'intelligenza artificiale e passa da tutta una serie di passaggi. Lui ha parlato di skill level and judgment. C'è un'altra parola che lui ha citato, ma che secondo me andrebbe proprio inserita dentro questa sequenza, è che è l'interazione. Il lavoro con l'intelligenza artificiale è un lavoro di interazione. Il che vuol dire che io mi siedo e non mi alzo subito, vuol dire che ragiono con l'intelligenza artificiale, analizzo quello che mi produce, analizzo quello che gli do e man mano raffino le mie richieste, lavoro sui risultati per arrivare a un lavoro, a un risultato finale. L'immagine che l'ho citato nel suo precedente libro l'ho prodotta così, è stato un lavoro di interazione con, in quel caso ho usato Stable Diffusion, che è una delle tante che ci sono, è stato un lavoro di interazione lungo e durato diversi giorni. Perché ragionavo sulla... Abbiamo cominciato quello che mi ha detto, io vorrei che esprimesse questa cosa qua, benissimo. Quindi il mio cliente
mi ha chiesto, mi ha dato delle specifiche. Ho ragionato su quello che lui mi ha chiesto e ho cominciato a lavorare, a produrre, a fargli vedere delle cose. E quindi lui mi ha detto, no, però vorrei qualcos'altro. Pure io gli dicevo, guarda, è venuta fuori questa cosa qui, però insomma, mi piacerebbe fare questa cosa, portarla verso questa direzione. E quindi dopo un paio di settimane, forse, sì, che più o meno, una decina di giorni, un paio di settimane, siamo arrivati al risultato. Quindi c'è un lavoro di interazione che è l'albero, volendo guardare. Ovviamente io ho parlato di Stable Diffusion, che è quella più complicata, e caspita, per imparare a usare Stable Diffusion non basta un giorno, non basta una settimana, ci vogliono dei mesi, perché è molto complessa. Perché? Perché Stable Diffusion è quella che ti dà l'accesso a tutti i parametri che stanno dentro l'intelligenza artificiale, e ora che impari a conoscere tutti i parametri, usarli, così ce ne vuole di tempo, e quindi già lo skill è sistemato. E il judgment, quando cominciate a fare queste cose qui, è facile arrivare alla fine di una sessione di lavoro con decine, centinaia di immagini. E anche solo a fare la fase della cancellazione delle immagini, perché non vanno bene, non è banalissima, perché alla fine siete veramente sommersi in tante immagini e vi trovate il disco pieno, in poco tempo vi trovate letteralmente il disco pieno, che avete lì e perché li avete lì. Quindi c'è una fase di judgment assolutamente importante, secondo me da applicare subito nel momento in cui state lavorando. In mezzo a questa cosa qui c'è l'interazione. L'interazione è quella che unisce tutte le tre fasi. Perché? Perché veramente state lavorando con attenzione. La tesi del mio libro, anzi la tesi della prima parte del mio libro, che è un po'... questa è un'anticipazione. La mia tesi è che nel momento in cui lavori con un'intelligenza artificiale si crea una specie di nuova entità. Io l'ho chiamato autore ibrido. Perché? Perché è la somma delle capacità umane e delle capacità della macchina. Le due parti non sono uguali. La persona ci mette quelle le cose che sono specifiche caratteristiche della persona creativa, del creativo umano. La macchina ci mette altre cose. Guardate che queste macchine sono creative a loro modo. Solo che una creatività inconscia va indirizzata, va guidata. Ma sono davvero creative. Possono dare delle idee sorprendenti. Adesso dico una cosa, tendo un po' a personalizzare, ma vanno ascoltate. Perché? Perché possono darvi delle cose che non vi aspettate, possono darvi, indicarvi delle diramazioni che non stavate cercando, però caspita, è interessante questa cosa, la metto da parte e poi ci torno sopra. Oppure, no, ma guarda, è così interessante che devo subito, perché quella roba lì non era quello che stavo cercando, però mi piace molto questa cosa e quindi lavoro. Sto parlando di immagini, ma in realtà sto parlando di qualunque tipo di intelligenza artificiale generativa. Quelle delle immagini sono quelle in cui questo fenomeno è più forte. Perché? Perché sono molto veloce a darti la risposta, perché sono molto sensibili, gli strumenti che ci sono adesso appunto permettono di accedere a tutti i parametri, e questa storia di parametri non è banale, a tutti i parametri che determinano poi il risultato finale, quindi sono quelle più aperte, quelle che generano immagini. Stable Diffusion, guardate che allora Stable Diffusion ha anche un'altra caratteristica, è open source, e nel mondo delle intelligenze artificiali c'è un fortissimo confronto tra il mondo open source e il mondo proprietario. Ho usato la parola confronto e non scontro, perché è davvero un confronto, nel senso che in questo mondo c'è il mondo delle intelligenze artificiali, c'è davvero un scambio continuo tra le due parti. Ad esempio, ci sono Midjourney piuttosto che tanti, ecco, il mondo open source è quello che in realtà sta guidando l'evoluzione del mondo dell'intelligenza artificiale generativa di immagini, e gli altri stanno seguendo. Per esempio Midjourney, non so se l'avete già sentita o qualcuno di voi l'ha usata, che è, secondo me, è un progetto molto bello e molto interessante, proprietario, ha rilasciato da poco una funzionalità che si chiama Retexture, che fa delle cose interessanti. Chi ci lavora con la grafica la provi. Benissimo, usa una tecnologia che è stata rilasciata nel mondo open source un anno e mezzo fa. Quindi adesso Midjourney ha adottato una cosa rilasciata, creata e rilasciata nel mondo open source. Quindi questo per dire appunto che il mondo open source sta dando parecchi, come dire, risultati, sta rendendo disponibile parecchie cose a tutto il mondo dell'intelligenza artificiale.
Ecco, dicevo, allora, l'autore ibrido è una strana creatura. È una strana creatura un po' cellule e un po' bit, no? Un po'. Ma è un qualche cosa di nuovo. Ho avuto, diciamo, proprio il desiderio di scrivere questo libro perché questa cosa qui è nuova. Perché per la prima volta ci troviamo di fronte a uno strumento del quale non possiamo prevedere i risultati. E questa e questo può essere una cosa negativa, può essere una cosa positiva, dipende da come lo si interpreta. Allora, fino adesso il pittore quello bravo, sa esattamente cosa produce quando muove il pennello in un certo modo. Prende il pennello con un certo tipo di setole, prende il colore, lo mette, sa esattamente cosa aspettarsi. Il fotografo che usa Photoshop, diciamo il Photoshop pre-intelligenza artificiale, sa già cosa aspettarsi quando clicca un certo pulsante o sposta una certa levetta. Con l'intelligenza artificiale questa cosa non è possibile. Non è possibile per tutta una serie di motivazioni. Ve ne dico una però che secondo me è importante. Noi interagiamo con l'intelligenza artificiale in forma testuale, gli chiediamo che cosa vogliamo. Qual è il problema? È che la forma testuale è insufficiente per descrivere esattamente e completamente un'immagine. Resto nel campo immagine. Se io chiedo una macchina, fammi una macchina, mi può fare una Topolino, mi può fare una Ferrari, mi può fare una Tesla, mi può fare qualunque. Sono tante le risposte possibili. Se già comincio a chiedere fammi una macchina sportiva rossa su una pista, già si riduce. Ma anche se io facessi una descrizione molto dettagliata, fammi una macchina di questo modello, bla 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 bla, ci sarebbe sempre, nell'immagine che mi produce, sarebbe sempre un amplissimo spazio per quello che io non ho potuto raccontare. Magari non ho saputo raccontare, perché non ci ho pensato, perché non c'era spazio, perché. Tutto sommato, un'immagine, la storia è che un'immagine vale più di mille parole, è vero? Provate a descrivere esattamente, prendete qualunque immagine, provate a descriverla esattamente. Mi verrebbe da dire provate a descriverla pixel per pixel, è impossibile. E in questo spazio si inserisce la, metteteci le virgolette o meno, la parola che sto per dire, creatività della macchina. E poi le persone la descriverebbero in modo diverso, perché ognuno guarda i particolari, no? Esatto. Ognuno poi ha in mente la sua versione della macchina rossa sportiva, quindi ognuno direbbe delle cose diverse. Ripeto, è in questo spazio, ce ne sono altri motivi per cui la macchina è creativa, però secondo me questo aspetto della nostra impossibilità pratica di poter descrivere completamente, esattamente quello che vogliamo, si inserisce appunto nella creatività della macchina, che non è una cosa negativa, perché tutto sommato è un apporto positivo quello che dà, almeno io lo prendo come un apporto positivo. Si può fare, allora, si parla di creatività oggi, si può essere creativi con l'intelligenza artificiale? Sì. Perché? Perché valgono tutte le cose dette prima, perché c'è comunque skill, perché c'è comunque labor, c'è comunque judgment, perché c'è comunque il pensiero. Tutte queste macchine hanno bisogno dietro di una testa, di un cervello umano, di una creatività umana, o meglio, le hanno bisogno, se volete, essere dei creativi. Io posso tranquillamente sedermi alla scrivania, apro Midjourney, e poi vi dico perché Midjourney, apro Midjourney, scrivo il mio bel prompt e sono al 99% sicuro che il risultato che mi dà mi piacerà. Perché? Perché Midjourney è fatto apposta per fare immagini belle. Qualunque cosa voglia dire questa parola, è fatto apposta. Il problema qual è? Che se io faccio così, quell'immagine non è mia. E di Midjourney. Perché? Perché mi sono accontentato della prima. Se io voglio essere creativo di mio, anche con uno strumento come Midjourney, devo comunque metterci del mio. E metterci del mio vuol dire metterci skill, labor, judgment e tempo per l'interazione. Quindi, secondo me, io sono convinto che con queste macchine si possa essere creativi, si può essere artisti, che è già un passaggio successivo. A parte il fatto che bisognerebbe definire cosa vuol dire essere artisti, cosa vuol dire cos'è l'arte, ma questo è un discorso. Ci mettiamo sei secoli e mezzo. Sei secoli e mezzo, esatto. Ecco, la cosa è che io mi sono, in questo libro, la seconda parte, mi sono guardato un po' di sentenze che sono state fatte in giro per il mondo.
E quando ne ho parlato con Simone, poi lui mi ha dato una risposta. Gli ho detto, straordinariamente, queste sentenze letteralmente prese in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all'Italia alla Cina, avevano e hanno un filo comune. Non è strano. No, non è strano perché il diritto è una scienza antica e quindi anche se gli ordinamenti giuridici sono diversi, poi i ragionamenti che ci sono dietro non sono così diversi. Ecco, vedete, mi ha dato questa risposta. Ma quindi mi sono trovato questo filo comune e tutte, ma veramente tutte, comprese le norme del Copyright Office statunitense, dicono che si può essere creativi, si può chiedere, lì si parla di copyright o di diritto d'autore, si può chiedere il copyright, adesso cito quelle del Copyright Office, ma tanto per, si può chiedere il copyright se l'autore, la persona, può dimostrare di averci messo un sufficiente livello di lavoro creativo suo. Quindi, se io mi siedo, digito e prendo la prima cosa che esce, no. Ma se io mi siedo e interagisco, lavoro, collaboro, o meglio, faccio collaborare la macchina con me, perché è comunque la persona che dirige, allora alla fine di questo lavoro creativo, quella cosa che esce, io posso chiedere il copyright, posso chiedere la protezione del diritto d'autore, perché c'è un sufficiente lavoro di... C'è una sentenza cinese, Tribunale di Pechino, signor Li contro il signor Liu, sono i nomi veri, che analizza molto bene questo processo. Tanto è vero che il signor Li è quello che ha fatto l'immagine, il signor Liu è quella che gli ha rubata. Tanto è vero che quando per fare la sentenza sono andati hanno analizzato tutte le scelte che ha fatto Li per creare l'immagine sulla falsariga della sentenza di Napoleone Saronin. La sentenza di Napoleone Saronin analizza tutte le scelte fatte da Saronin. Ha fatto questa cosa, ha scelto questo, 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 quindi lui è un autore. È quella di Oscar Wilde, no? Che magari... Esatto, quella di Oscar Wilde, quindi 140 anni prima. 1884. 82. Quindi, queste sentenze, ripeto, dagli Stati Uniti all'Italia, alla Cina, 1882-2024 sono tutte accomunate. La cosa straordinaria è che le sentenze, i tribunali che non passano per essere più innovativi, no? In realtà sono più avanti, mi viene un po' da ridere dicendolo, sono più avanti del mondo creativo. Io quando sento i creativi dire non è arte, non è creatività, sono un po' perplesso, diciamo, per tanti motivi. Il principale è questo. Questa roba qui non c'è dal 20 luglio 2022. L'intelligenza artificiale sono con noi da decenni, letteralmente. Prima in modo teorico, Alan Turing, e poi davvero in modo pratico. È dagli anni 80 che le intelligenze artificiali sono usate nell'industria. Tutti noi abbiamo in tasca uno smartphone. I nostri smartphone sono pieni di intelligenza artificiale. Pensate solo a chi fa fotografia. Come fa una macchina fotografica a mettere a fuoco sugli occhi? Cioè deve sapere che quelli sono gli occhi, o che quello è il sorriso. Quindi noi siamo già strapieni di intelligenza artificiale, solo che non lo sappiamo. Adesso sono venute, diciamo, in superficie, sono uscite allo scoperto e ci si meraviglia tutti. Il problema è che io creativo posso anche essere contro, va benissimo. Io non dico che uno debba per forza adottarle, però deve cambiare atteggiamento. Vi faccio un esempio pratico. I fotografi che vivrebbero di fotoritratto, con l'intelligenza artificiale hanno qualche problema. Perché? Perché con l'intelligenza artificiale posso fargli creare dei miei ritratti in qualunque situazione, in qualunque ambientazione, con qualunque vestito, semplicemente dandogli un po' di foto mie qualunque. Io mi metto qui così con lo smartphone, ma ne faccio un po' così, benissimo, l'intelligenza artificiale crea me in giacca e cravatta in un'aula universitaria con la platea piena, con tutto quello che posso dirgli queste cose. Quindi ovviamente chi lavora, il fotografo di ritratto, magari qualche ripensamento deve farlo. Poi faccio l'esempio di Settimio Benedusi, che è un grandissimo fotografo.
che ha messo in piedi una cosa che secondo me risponde perfettamente a io posso fare questo lavoro senza usare l'intelligenza artificiale, si chiama ricordi stampati la cosa, però che cosa ha fatto? Ha usato tutto quello che l'intelligenza artificiale non sa fare, perché le intelligenze artificiali non sanno fare tutto, eh? E allora voi non andate da lui, non vi sedete 5 minuti sulla seggiolina, clic clic e grazie. Diventa un'esperienza, innanzitutto c'è autorialità, perché stiamo parlando di un fotografo famoso, conosciuto, con un suo stile. C'è esperienzialità, perché andate lì, ci chiacchierate, vi fermate, scambiate, vi conoscete. Poi alla fine vi dà in mano una cosa, che è una stampa fine art di grandi dimensioni. E tutta questa cosa, lui la fa pagare, ma fa benissimo. E funziona alla grande questa cosa. Io non so perché l'ha fatto, penso che è già qualche anno che c'è, quindi pre-intelligenza artificiale, però sta continuando ad andare alla grande. Quindi, è finita. Ops, una e mezza. Mi dicono che devo fermare. Pianto perché voglio magari fare delle domande loro. Sì, scusate, mi perdo un po' a chiacchierare. Allora, niente. A breve ci sarà il libro, ci sono un po' di riflessioni mie nella prima parte, ci sono un po' di analisi di sentenze nella seconda parte. Secondo me le due cose, la mia idea e le sentenze, in realtà sono due sfaccettature diverse della stessa cosa. Nel senso, io parlo del futuro, le sentenze parlano di oggi, ma credo che siano in sintonia. È tardi, è 1:30, avete fame, immagino, però vi vedo tutti interessati ancora, quindi se volete fare due domande o semplicemente aggiungere qualcosa alla riflessione, è il momento, è questo. Niente giusto.